gioco c'è Flor su Boing. Iniziano i telefilm di Boing. No, non puoi passare. Orso, come stai? Molto meglio di te, carogna. Aspetta, aspetta. Flor. Flor, rispondi. Che l'hai fatto? Lei si è messa non in mezzo, attaccare, io non volevo. Vattene. Via, qualcuno può chiamare un'ambulanza. C'è una ragazza no, che sta male. Sto bene. Stai bene, calmi. Vieni con me. Come stai? Tesoro. Ciao. Ora io e te parliamo da soli. Ne vuoi parlare con me? Tu non ti intromettere. Ascoltami, no. Ora ti batterai come un uomo oppure chiamerai qualche altro amico dei tuoi, eh? Mamma mia, che schifo, che schifo! Ma che cosa combini? Che faccio? Pulisco, che dovrei fare? Sembra lo faccia di proposito. Non lo faccio di proposito, dimmi una cosa. Come puoi pulire il pavimento con uno straccio per la tavola? Vanno a prendere un adeguato che pulisca a dovere, santo cielo! Sembra che ora tutte le colpe sono mie. Adesso è lo straccio il problema. No, ora insegnerò un po' di educazione a quel maialino ripieno. Malala, stai seduta, è stato un incidente. Ma quale incidente? Il modo in cui mi ha risposto non è accidentale. È una maleducata. Aspetta, andiamo, parliamo come due persone civili. Guardate, quello ora l'ammazza. Va bene, ok, niente botte, parliamone fuori. Franco! Secondo me a pugni capisci meglio, amico. Fantastico! Martin, mi hai salvato la vita, grazie! No, per favore, noi non possiamo, no. Non è possibile, perché tu ora te ne vai e io rimango qui. E dove tu te ne andrai sarà pieno di brasiliane disponibili e carine. E allora tu che rimani qua ed è pieno di argentini spudorati? Titina, in questo momento... Sì. In questo momento... Siamo io e te. Sì. Qui adesso. Soli. Sì. No, per favore, no. Non mi raggirare con le parole, vattene. Non voglio che mi tocchi mai più, nemmeno con un dito. Lasciami tranquilla. Così mi abituerò al fatto che rimarrò da sola e non avrò nessuno nella mia vita. È solo colpa tua, peggio per te se sei così imbranata. Senti, non fare l'attrice con me, lo so benissimo che l'hai fatta apposta per togliermi di mezzo. Chiudi quella bocca, chi diavolo credi di essere? L'ombelico del mondo? Il giorno in cui mi ridurrò a sporcarmi le mani con te sarà per ammazzarti, non per tirarti un pochino di minestra sulle mani. Senti, carina, io non ho mica un anno. Tu continui a usare gli stessi trucchetti di quando eravamo piccole, ti si bruciava l'arrosto e fingevi di essere svenuta o cieca per farla franca. Oh, ero così brava. Oh sì, e ora che è successo? Fazzarino ha per caso detto qualcosa che non ti conveniva farmi ascoltare? Tu sei completamente impazzita, brutta, grassa, paranoica, la ciccia ti ha invaso il cervello e non ti fa ragionare. Tu rispondimi, che è successo con Fazzarino? Che ha detto? Perché aveva qualcosa a che fare con Margherita Valente. Margherita Valente non è quella che si è presa tuo marito e che ha avuto un figlio, che ovviamente è quello che tu hai fatto credere che stia in Thailandia, eh? Che succede? Alberto ti ha riempito di corno? Su, che succede? Ha ripopolato il mondo? Chiudi quella bocca, idiota! Sei comparsa di colpo nella mia vita per rovinarmela? Vuoi per caso dei soldi? Te li do. Ne vuoi un po' ancora? Te ne do ancora. Vuoi portarti via il frigo e svuotarlo? Svuotalo! Non è questo, non voglio il tuo frigo e non voglio neanche la tua grana. Non li voglio, voglio vendetta. Questa volta pagherai, Maria Laura, una per una tutte le tue azioni. Perché me ne hai fatte talmente tante. E ora, nel momento in cui capirò quello che è successo con questa Margherita Valente, tu dovrai venire a chiedermi scusa in ginocchio, per cui io ti giuro che ti distruggerò insieme alla scopa da passeggio, strega, con lifting scaduto! Se Beppa ha ragione, Federico sarà vedovo prima di sposarsi.
Io la uccido. La uccido. Sì, sì, la devo uccidere. E questo? Deve essere un cappello. Un cuscino per dormire. No, troppo piccolo. O forse per avere più di dietro o più davanti. Chissà. La strega! Bene, ho sistemato la cicciona e ora ha capito dove deve stare. Di che parlavate? Stavamo aspettando di sapere se Paloma accetterà o meno di dare alcune lezioni a Roberta. Ti conviene, con questa fai quello che vuoi e nemmeno se ne accorge. Che cattiva. Beh, quindi Paloma, ti piacerebbe dare lezioni a Roberta? Mi piacerebbe farlo, ma in realtà ho un po' di paura. No, non devi avere paura, non sarai sola, ci sarà Greta e anche Flor ti aiuterà. Aspetta, scusa. Chi è Flor? La sento nominare un sacco di volte. Flor è l'aiutante di Greta. È forte, vero Greta? Dai, avere grande forza. È la migliore che ci sia al mondo. Giusto, Malala? È così? Se lo dici tu, tesorino. In ogni caso, non dobbiamo essere precipitosi, Federico. Non possiamo affidare la sua istruzione alla prima persona che ti si presenta davanti. Ora dimmi una cosa. Dove hai studiato? Al Sacro Cuore, per i bambini non vedenti. Ah, beh. Se è così. Tu conosci quel posto? Sei andata lì a fare beneficenza? Nicholas, per favore, Nicholas. Senti, Saputello, non ti intromettere nelle conversazioni degli adulti, è chiaro? Scusate, a me piacerebbe davvero molto, ma preferirei pensarci. Ma non ti preoccupare, se non puoi, non puoi. In fondo, ci hai appena conosciuti. Strano che Mattias ti porti già a casa. È un po' precipitoso. Non vorrei essere insistente, ma Roberta deve essere subito pronta per l'esame. Abbiamo bisogno di te. Grazie. Bene, scusate. Vado a vedere come sta Delfina. No, tesoro, stai fermo lì. Mangia le tue fragoline. Vado io a vedere come sta la piccina, con permesso. Ah, vedo che ti sei già liberata. E tu hai sempre la solita faccia acida che ti contraddistingue. Ho dei validi motivi, che credi? Guarda, prenderei quella torta farcita di Beba e la taglierai a fettine con le mie stesse mani. La colpa è tua, perché hai accettato che lavorasse qua? Io accettare? C'è venuta da sola. E perché non la sbatti fuori a calci allora? Perché mi fa pena, poveretta. Non sapeva dove lavorare e comunque quando ha lavorato a casa da mio padre si è comportata egregiamente. Pensi di fregarmi forse? Non fare la croce rossina con me perché non ci casco? Perché, amore mio? Non ti permetto di pensare questo di tua madre. Mammina, quando ha dei giorni difficili, diventa una persona sensibile, ci mancherebbe. Fammi indovinare, quella donna non ti starà ricattando per qualche brutta magagna del tuo passato che non mi hai raccontato, vero? Ma che dici? Beba che ricatta a me, per l'amor del cielo. Senti, ma adesso parliamo di cose importanti. Dimmi un po', come va con quel tuo lavoretto, eh? Hai fatto quella cosa? La pancia. La pancia? È bellissima, vuoi che te la faccia vedere? Certo, sono curiosa. Sono emozionata. Di che colore è? Io l'avevo lasciata qua. Dov'è finita la mia pancia? Deve essere lì, cercala. Non è possibile, l'ha presa qualcuno. Ma chi vuoi che l'abbia presa? Andiamo. Florence, chi altri se no? Florence è andata via, non c'è. E allora è stata il panettone coi canditi. O i bambini. O la nonnina. Oh, santo cielo, ho troppi nemici in questa casa. Che cosa facciamo adesso? Io non lo so. Però, amore mio, non fare la paranoica. Ora fammi il favore di pensare positivo. La pancia sarà stata buttata per sbaglio da qualche parte in casa. Ora vieni. Vieni, che Federico vuole che saluti la piccola cieca. Vieni, vieni, amore mio. Andiamo. Ecco, un po' più. Brava, è composta. Visto? Brava. Ecco, andiamo. Ma allora, questo è il bambino di Delfina. Ecco qui la principessa. Come ti senti, amore? Mi sento un po' debole, ma sto molto meglio, non ti devi preoccupare. Paloma! Oh, Paloma, che bello essere riuscita a vederci ancora. Delfina, lei non ti sta vedendo, è cieca. Dominique. No, non c'è problema, va tutto bene. Federico! Che c'è? Ecco la prova del delitto. Cos'è quello? Il bambino di Delfina.
Dimmi, ti piace il bimbo di Delfina? Dammi subito questo cuscino. Scusa, ma cos'è questo? Federico, posso spiegare? Non è quello che sembra. Tu non intrometterti, lo spiego io. Che tu vuoi inventare ora, eh? Mi hai strappato tutti i giocattoli per questa schifezza. Sei sicuro, Thomas? Sono strasicuro. Questa ha detto che era il suo bambino. La tua fidanzata è una pazza furiosa, non te ne rendi conto? Non c'è con la testa. Per favore, mi puoi spiegare che cos'è questo? Di cosa sta parlando, Delfina? Dammi, te lo posso spiegare io. No, mamma, lascia fare a me. Vuoi sapere cos'è questo? Questo cuscino è la mia pancia. Senti, io me ne vado. Ti accompagno a prendere un taxi.